presenza qui non solo per l'ambiente, ma anche per ricordare che la cultura anche va salvaguardata, e in questo caso la cultura della musica napoletana. Sì, buonasera, assolutamente sì, la mia presenza qui, e io sono onorato perché il professor Vincenzo Pepe, il presidente di Farambiente, ha voluto la mia presenza, ha voluto che io chiudessi questa manifestazione di Farambiente per ricordare la musica napoletana che va salvaguardata un po' come l'ambiente a 360 gradi, dagli animali a tutto quello che ci circonda. Quindi la mia è una presenza qui anche per portare avanti quello che è, diciamo così, la storia artistica familiare della famiglia Rondinella. E poi è comunque un appuntamento importante, perché lei ha detto che è onorato di essere qui, onorato di far parte di una famiglia, questo di Farambiente, che l'anno prossimo compierà il 18° anno di età. Diventa maggiorenne e porterà la macchina. Sì, assolutamente sì. Quindi lo ringrazio ancora pubblicamente, chi spende per l'ambiente, per noi, per migliorare tutto ciò, appunto, come ho già detto, che ci circonda. La musica napoletana ha fatto parte della mia famiglia per tantissimi anni, dai nonni a mio zio Giacomo Rondinella, e voglio ricordare in questo percorso per il 100° anno, che appunto è quest'anno, il 2023, e ricordare i suoi successi. Ma com'è lo stato di salute della musica napoletana? Adesso le influenze sono tantissime, si è anche un po' modificata, però l'arte a Napoli non muore mai. Non muore mai, assolutamente. Io porto avanti la classica napoletana, una musica, la musica ad esempio di Antonio De Curtis, Dalma la Femmina, Ho soldato innamorato, quindi voglio dire la classica napoletana, o la livella, che mio zio è stato ha musicato la livella, voglio dire, di Antonio De Curtis, ha scoperto Virnalisi, Marisa Lasio, cioè ha fatto veramente tanto nella storia napoletana, e questo io sento moralmente di non doverlo far morire, lo devo tenere assolutamente in vita con le mie forze. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.